L'era moderna delle comunicazioni nasce 100 anni fa, grazie alle intuizioni dell'allora 21enne Guglielmo Marconi. Marconi pensa di utilizzare le onde elettriche trasmesse attraverso lo spazio per ottenere un nuovo sistema di telegrafia. Nell'agosto del 1895, nella villa di Pontecchio, vicino Bologna, Marconi riesce a effettuare un collegamento con segnali radio a una distanza molto superiore a quella raggiunta all'epoca. La radio di cui parliamo è la radio privata, la radio libera. Noi ne abbiamo scelte alcune, a nostro avviso, fra le più importanti, perché fra le più seguite. È nata nel febbraio del 1978, però già arrivavo da 3 anni di esperienza di una vecchia radio qui di Marostica, quindi 75, ho pensato così di avviare una nuova testata con indicazioni diverse, con metodi diversi e via così. Ci sono in effetti più emittenti, sono 4 per l'esattezza, diciamo che 3 sono le emittenti principali che hanno una loro programmazione in diretta. Vorrei ricordarle, sono Radio City, Onda Radio e Antenna 1. Hanno dei loro bacini d'utenza ben particolari. Radio City opera, trasmette da Schio, ha sede a Schio, Onda Radio è a Vicenza, mentre Antenna 1 è a Trissino, quindi nella vallata del Campo Agno esattamente. Evidentemente il settore radiofonico sta crescendo, ci sono soggetti che si stanno strutturando sempre più come azienda e sempre meno improvvisati, sempre meno sotto quella forma pionieristica sulla quale si era partiti, quella forma di goliardia che spingeva tutti a trasmettere per il piacere di farsi sentire. Questo è diventato un lavoro concreto, un lavoro serio, un'attività che dà lavoro a parecchia gente. Ormai si conta che nel settore radiofonico siano circa 20.000 i soggetti impegnati a vari titoli in questo settore, quindi è ora che il governo, che le forze politiche parlamentari ci diano delle regole alle quali stare, ma sulle quali anche fare riferimento per poter rilanciare, per poter espanderci sempre più avanti. Amici, abbiamo in linea niente meno che Corrado. Buongiorno e buon Natale, Corrado. Buongiorno e buon Natale a voi e a tutti gli ascoltatori di Onda Radio. Abbiamo in linea, per la gioia soprattutto delle donne, Marco Columbro. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Dennis, ciao Davide. E buon Natale. E un buon augurio, buon Natale, buon risveglio mattutino natalizio a tutti i vostri ascoltatori. Boldi, ci sei? Come stai? Buon Natale. Buon Natale. Natale a voi, tanti auguri. Grazie e buon Natale anche a te. Anche da parte mia, sono la del Parisi. Ma... Grazie per aver guardato questo video. Continua a seguirci sul nostro canale.